Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, che apriamo parlando di calcio e del Palermo impegnato ieri nel playoff di Serie B al Barbera contro il Venezia. Purtroppo è arrivata una sconfitta per 1-0, nulla è ancora perduto, ma adesso i rosanero dovranno riuscire a vincere nella sfida di ritorno sul campo del Venezia. Ovviamente non sarà facile. A fine partita ha parlato mister Mignani, il tecnico del Palermo, che ha spronato i suoi: dobbiamo crederci. Sentiamo le sue parole. Che bello stato d'animo è che quando abbiamo cominciato la partita ci aspettavamo un risultato diverso, però secondo me la squadra ha fatto anche oggi una partita giusta, una partita magari con meno intensità rispetto a quelle tre giorni fa, però contro un avversario forte. Secondo me non meritavamo di perdere, abbiamo preso probabilmente un tiro, un gran bel tiro, e quel tiro ci ha castigati. Poi nell'ultima parte di partita siamo stati poco lucidi, perché magari ci siamo fatti trasportare, sbagliando, perché comunque c'è un'altra partita e dobbiamo credere di poter andare a vincere a Venezia. È difficile, però io credo che la nostra squadra abbia la possibilità di andare a vincere la partita di Venezia, ti ripeto, contro una squadra forte che ha due risultati su tre, addirittura ne ha qualcosa più di due. Sì, qualcosa più di due, però bisogna prepararla bene, bisogna crederci, bisogna trasmettere questo ai ragazzi. I ragazzi per primi devono crederci, perché oggi se la sono giocata alla pari, e poi sappiamo benissimo che le partite sono a volte anche decise da episodi, e se un episodio dovesse andare per il verso nostro, poi comunque bisogna fare un altro gol. Credo che ci sia la possibilità di andarci per credere, cioè di credere per andarci, e altrimenti non andremo. Beh, io credo alla qualità dell'avversario, io credo che i nostri ragazzi, io credo che hanno corso anche oggi, hanno lottato. Il Venezia sappiamo che è una squadra molto molto fisica, però non mi ricordo di aver perso tanti duelli o di essere andato in difficoltà fisica, quindi i ragazzi per me stanno bene. Quindi io credo che sia più la qualità dell'avversario, che lo ha dimostrato ampiamente nel corso della stagione, è arrivato a 45 minuti dalla Serie A. In Sicilia, così come in tutta Italia, da diverso tempo si parla ormai di crisi demografica, di spopolamento. Ebbene, i dati ANCI ci dicono che in Sicilia negli ultimi 4 anni la popolazione è diminuita dell'1,93%. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. In Sicilia dal 2019 al 2023 la popolazione è diminuita dell'1,93%. I numeri evidenziano un andamento negativo di oltre 94.000 abitanti. Le uniche province in controtendenza sono Catania, dove lo spopolamento è dello 0,26%, e Ragusa, dove invece la popolazione aumenta dello 0,71%. Il dato è emerso nel corso del convegno organizzato da ANCI Sicilia a San Marco d'Alunzio, nel Messinese. La maglia nera della crisi demografica spetta al territorio di Enna, -4,58% e -7.431 abitanti. Seguono Caltanissetta, -3,91%, Agrigento, -3,46% e Messina, -3%, poi Palermo, Trapani e Siracusa. Tra i capoluoghi di provincia, a soffrire di più dello spopolamento è Trapani, con -15,80%. Seguono Enna, che segna una perdita del 4,46% e -1.193 abitanti, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Palermo e Siracusa. In controtendenza, come detto, Catania, dove la popolazione cresce dello 0,66%, +1.978, e Ragusa, con +2,95%, ovvero +2.102 abitanti.
Purtroppo, ha dichiarato il segretario generale di ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, lo spopolamento non riguarda solo le aree interne o montane, non è una questione limitata. In tutte le province i dati precisano che, tranne a Ragusa e Catania, negli ultimi 5 anni la popolazione dell'isola ha subito un preoccupante decremento. Credo, ha aggiunto, che nell'agenda politica il problema sia entrato solo a livello superficiale, senza una reale volontà di risolverlo. Come sarà la Sicilia nei prossimi anni è un argomento che bisogna affrontare ogni giorno. Sulla base del censimento chiuso al 31 dicembre 2022, la popolazione siciliana risulta ammontare a 4.814.016 residenti, un dato in calo dello 0,4% rispetto all'anno precedente. A questo si aggiunge la crisi finanziaria che colpisce i comuni da anni e che ANCI Sicilia non smette di denunciare. Allo stato attuale abbiamo 70 comuni in dissesto e 43 comuni in piano di riequilibrio, ha concluso Alvano. Ed ora un'altra storia che arriva dall'Australia che riguarda gli italiani a Brisbane, in questo caso un'altra storia che ci racconta il nostro Giuseppe Virzì. Si parla di un monumento dedicato agli italiani con protagonisti i siciliani. Sentiamo Giuseppe Virzì. Sono qui con Vito Di Stasi, qui a Brisbane, esattamente a Roma Street Parklands. È un parco bellissimo, famoso qui a Brisbane, dove questo signore ha combinato una cosa alla grande, grandissima anzi. Cosa hai combinato, Vito? Abbiamo costruito il monumento per tutti gli italiani del Queensland. La storia è cominciata quando ci è venuta questa idea. Siamo andati dal sindaco di Brisbane per domandare se è possibile che potevamo mettere questa statua in città, e ci hanno detto che va bene, però deve essere per tutti gli italiani del Queensland. Allora, non solo la Lucania, esatto, come io sono il presidente della Lucania, ma deve essere per tutti gli italiani del Queensland. Esatto, però c'è sempre lo zampino siciliano. Ha detto lui, doveva essere lucano, ma è diventato italiano per tutti, certo, però lo zampino siciliano c'è sempre, perché Salvatore e Sebastiano Di Mauro sono gli artisti che adesso vi leggeremo delle belle frasi. La vita in Italia era dura, ma la vita in Australia non era certamente un divertimento da picnic. Siamo venuti per rimanere un poco di tempo, ma siamo rimasti per sempre. Vito, leggi il resto tu. Il nostro scopo era quello di creare una vita migliore per la generazione dopo di noi. Una grande fila di tavole per mangiare da una pianta di mango all'altra. Ogni famiglia aveva un orto e condivideva qualsiasi cosa con le altre famiglie. Che bella cosa! Poi qui abbiamo tante parole, circa 200 di parole che sono state incluse nel dizionario inglese in Australia. Dimmi velocemente. Iniziamo: fettuccine, broccoli, cassata, portico, cadenza, bravo, circa, lotto, fascia, diva, solo, adagio, espresso, parmigiana. Cosa possiamo dire? Che l'altro zampino siciliano, chi è? È mia moglie, Anna Bucolo, di Calatabbiano. Esatto, cattabianese. Va bene, allora a tutti i siciliani ovunque un grande abbraccio da Vito Di Stasi e Giuseppe Virzì. Ciao a tutti. Ciao. Ad Acireale, nel Catanese, un annuncio importante da parte del sindaco. Il Palasport sarà infatti dedicato a un celebre artista siciliano, Franco Battiato. Vediamo il servizio.
Il Palasport di Acireale sarà dedicato a Franco Battiato, lo ha annunciato il sindaco Roberto Barbagallo nel corso del concerto evento La Messa Arcaica e le Canzoni Mistiche di Franco Battiato, svoltosi presso la Basilica Collegiata di San Sebastiano, organizzato dalla città di Acireale per omaggiare il grande artista siciliano nel terzo anniversario della sua morte, avvenuta il 18 maggio del 2021. Brividi ed emozioni tra le navate gremite della Basilica e oltre, nella piazza antistante, dove è stato allestito un LED wall per consentire la visione del concerto ai tantissimi spettatori arrivati ad Acireale. Una composizione sacra, potente, raffinata e profonda, simbolo dell'intenso viaggio spirituale che ha scandito il percorso artistico di Franco Battiato, testimonianza della sua incessante ricerca intima e musicale. Il pianista Angelo Privitera è stato protagonista della serata insieme con le voci sublimi di Fabio Cinti e di Aruna Nagai e con il nuovo quartetto italiano e l'orchestra e il coro del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Il concerto evento è stata anche occasione per raccogliere i fondi per acquistare una nuova ambulanza per la Misericordia, come voluto da Don Orazio Barbarino, padre spirituale di Franco Battiato e promotore dell'iniziativa. Avevo, come dire, già un'idea, che è quella appunto di un'intitolazione a Franco, un'intitolazione che possa veramente ricordarlo a memoria. Oggi, dopo quello che c'è dentro la Chiesa, sono ancora più convinto. Io credo che il nostro Palasport vada intitolato a Franco Battiato, in memoria appunto della sua figura, di quello che ha dato, di quello che ha lasciato a tutti noi. Cronaca da Trapani, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli effettuati dai carabinieri hanno portato all'arresto di due persone, militari dell'arma, che hanno anche sequestrato un ingente quantitativo di droga, nello specifico di hashish. Ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 39enne e un 52enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 30 kg di hashish. I militari dell'arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi della centralissima via Fardella, hanno notato il 39enne, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia, che con atteggiamento guardingo e circospetto caricava nel cofano della propria autovettura una enorme busta consegnatagli dal 52enne. I carabinieri hanno quindi deciso di controllare i due e in quel frangente, alla vista dei militari, il 39enne ha tentato una fuga a piedi, venendo però raggiunto dai carabinieri che, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 94 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 10 kg. L'attività è poi proseguita con una perquisizione presso l'abitazione del 52enne situata nelle immediate vicinanze dove era stata parcheggiata l'autovettura, dove sono stati rinvenuti ulteriori 203 panetti della medesima sostanza per un peso complessivo di oltre 21 kg. A seguito dell'udienza di convalida, entrambi sono stati ristretti presso il carcere di Trapani. Un arresto da parte della polizia a Vittoria, nel Ragusano, in manette. In questo caso è finito un giovanissimo, un minorenne. Vediamo perché. Gli agenti del commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un minorenne ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Nei giorni scorsi, nel cuore della notte, l'attenzione degli agenti di una volante è stata attirata da un'autovettura sospetta con tre persone a bordo, il cui conducente, alla vista degli operatori della polizia, ha cercato di dileguarsi percorrendo le vie cittadine a velocità sostenuta, mettendo in tal modo a serio rischio la sicurezza della circolazione stradale. Inoltre, lo stesso conducente ha eseguito delle pericolose manovre, tentando anche di speronare l'autovettura della polizia.
I poliziotti, con non poche difficoltà, con l'ausilio di una seconda volante del commissariato, sono riusciti a fermare il veicolo e a trarre in arresto il conducente che, fra l'altro, guidava senza aver mai conseguito la patente. A esito della perquisizione estesa all'autovettura, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un palanchino della lunghezza complessiva di 68 cm, un grosso cacciavite e una tronchese in ferro. Espletate le formalità di rito, il minorenne arrestato è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Catania a disposizione della competente autorità giudiziaria. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.